Uno degli obiettivi principali è quello di promuovere e sviluppare l'abitudine a vivere e fruire delle bellezze naturali e archeologiche della città. Ritornano così per il 18° anno di fila le giornate Fai di primavera. Ad Agrigento, i giorni 26, 27 e 28 marzo, sarà così possibile passeggiare per l'antica Kragas, accedendo al quartiere ellenistico romano, all'Ecclesiasterion, all'oratorio di Falaride e al complesso monumentale di San Nicola, oltre che al giardino della Colimbetra. Il fatto che tutto ciò avvenga negli stessi giorni in tutta Italia dà la sensazione di una volontà corale di riscatto e di recupero del bello nel nostro paese. È ormai una circostanza acclarata che il nostro patrimonio di maggior pregio è il nostro paesaggio. Dobbiamo difenderlo con i denti e per difendere il paesaggio occorre difendere il territorio. Questo messaggio viene agli italiani da questa circostanza e ci auguriamo che sia raccolto dalla maggior parte, soprattutto dei giovani, perché il paesaggio e l'avvenire è loro. Per l'occasione numerosi studenti delle scuole grigentine diventeranno ciceroni, aiutando così i visitatori nel percorso all'interno del patrimonio artistico e naturale della Valle dei Templi. È il quinto anno che già faccio l'apprendista cicerone. Penso che noi abbiamo comunque un compito importante, che è quello di testimoniare la bellezza del nostro territorio, cioè perché l'associazione FAI non è solo una sigla, cioè anche una voce del verbo fare, cioè vuol dire che proprio il nostro impegno deve essere quello di testimoniare come la bellezza del territorio può essere anche la bellezza di un intero paese, perché la bellezza, l'arte, cioè alla fine cos'è se non l'espressione delle persone che vi abitano. Come vi preparate voi studenti per queste giornate? Noi abbiamo, cioè, c'è tutto un lavoro dietro, perché comunque anche a scuola facciamo delle ricerche, professori, grazie anche all'aiuto dei nostri professori.